Ciao a tutti, bentornati ad In The Paint, speciale JV Napoli e ufficiale il calendario della stagione 2022-2023 per gli azzurri. Andiamo a vedere quelli che saranno gli impegni. Si comincia con il botto, perché il 2 ottobre, per la prima giornata al Pala Barbuto, gli azzurri scenderanno in campo con una delle due grandi corazzate del campionato. Stavolta tocca la Virtus Segafredo Bologna, mentre lo scorso anno era toccato alla Armani Exchange Milano contro la squadra del coach Scariolo, che sta portando a termine una grande campagna di rafforzamento in vista anche della partecipazione all'Eurolega. Sarà quindi il primo test probante per i ragazzi di coach Buscaglia. La seconda giornata vedrà invece la truppa azzurra fare visita al Pala Pentasuglia di Brindisi il 9 ottobre. 18 ottobre invece sarà la volta di JV Napoli, una Hotels Reggio Emilia. Il 23 ottobre invece azzurri di scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro contro la Carpegna Prosciutto, per tornare poi una settimana dopo in casa contro la Pallacanestro Trieste. Sesta giornata che vedrà gli azzurri impegnati al Taliercio contro l'Umana Reyer Venezia, il terzo incomodo di questo campionato che sta per cominciare almeno sulla carta. Il 20 novembre invece, dopo la pausa nazionale, sarà la volta di JV Napoli Nutri Bullet Treviso. Seguirà poi Bertram Tortona JV Napoli il 27 novembre. Il 4 dicembre invece azzurri di scena al Pala Leonessa A2A contro la Germani Brescia di Amedeo Della Valle. Si tornerà al Pala Barbuto l'11 dicembre per la sfida contro la Dolomiti Energia Trentino, mentre la Dinamo Sassari attende gli azzurri il 18 dicembre. Giorno di Santo Stefano invece per una partita sentita da entrambe le tifoserie come JV Napoli e Zenis Verona, per poi dare spazio il giorno dopo Capodanno del 2023 alla sfida al derby campano contro la Givova Scafati. Givova Scafati che presumibilmente dovrebbe giocare al Palamangano, anche se attendiamo sviluppi dal consiglio comunale del comune salernitano. 14esima e 15esima giornata a tinte del tutto lombarde, perché il Pala Barbuto aprirà i propri battenti l'8 gennaio all'Armani Exchange, o meglio EA7 Armani Milano, visto che è cambiata la denominazione, per poi chiudere gli azzurri la girone d'andata fuori casa a Masnago contro l'Open Job Metis Varese. Andiamo invece a vedere quello che è stato il girone di ritorno. Vi ricordiamo che il campionato sarà asimmetrico. Si comincerà il girone di ritorno il 22 gennaio contro la Dinamo Sassari, per andare poi all'Allianz Dome contro Trieste. Derby ravvicinatissimo, appena 34 giorni di distanza tra andata e ritorno, stavolta al Pala Barbuto contro la Givova Scafati. Nutri Bullet Treviso che attende gli azzurri al Pala Verde il 12 febbraio, mentre dopo la sosta per la Coppa Italia, che avrà luogo tra il 15 e il 19 febbraio, con sede ancora da definire, sarà la volta di Napoli Varese 5 marzo. Vi ricordiamo che oltre alla Coppa Italia ci sarà un'altra parentesi nazionali. Il 12 marzo invece gli azzurri faranno visita al Pala Bigi contro la Unotez Reggio Emilia. In casa poi attendono Brindisi il 19 marzo. Il 26 marzo invece sarà la volta di Dolomiti Energia Trentino JV Napoli, per poi tornare al Pala Barbuto contro la Germani Brescia. E comincia qui un vero e proprio mese di fuoco, perché tra l'8 ed il 19 aprile, una settimana di fuoco, 10 giorni di fuoco, perché la 26esima giornata è l'unico turno infrasettimanale del campionato, gli azzurri se la vedranno in serie contro la Virtus Bologna alla Virtus Segafredo Arena, contro l'Umana Reyer Venezia in casa il 16 aprile, turno infrasettimanale, e poi contro l'EA7 Armani Milano al Forum il 19 aprile. Si concluderà poi questo Tour de Force con la sfida di un'altra semifinalista dello scorso campionato, la Bertram Tortona, che farà visita al Pala Barbuto il 28 aprile. Il 30 aprile invece sarà la volta, scusatemi, il 23 aprile, il 30 aprile sarà invece la volta di JV Napoli UL Pesaro, per concludere poi il 7 maggio contro la Tezenis Verona alla BLM Group Arena.
Andiamo invece a vedere quella che è la situazione del mercato azzurro, perché dopo l'arrivo di Elijah Stewart c'è attesa per la guardia e l'ala forte titolari. Come si vede dalle grafiche, Napoli è su Robert Johnson, al giocatore ex Cantù ed ex Krejcik Merlins è stato proposto un contratto, il giocatore ha chiesto tempo per pensarci, anche perché la scorsa stagione non ha potuto concludere la propria avventura canturina per la questione obbligo vaccinale. Il giocatore non era vaccinato, o quantomeno non era vaccinato con uno dei vaccini riconosciuti dall'EMA. Per quanto riguarda l'ala forte, confermiamo il tipo di giocatore che dovrebbe essere un 4 con capacità di fare anche il 3 in alcuni frangenti. Le novità però potrebbero arrivare sul finire di questa settimana o nell'inizio della prossima. Napoli sembra, nonostante non vengano fuori dei nomi, molto vicina a chiudere almeno il quintetto titolare per la prossima stagione. Vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento con lo speciale Geni Napoli alle prossime novità, alle prossime ufficialità, come sempre, sempre qui sul Parquet in the Paint. Ciao a tutti. Vocal vocabulary on a whole nother level, coming from my mind.